C'ho tipo questa parte qua della faccia che è strailluminata. Veramente allucinante. Allora, 40 secondi e si parte. Tanto. Papà. Vediamo se posso fare qualcosa per sta luce, va? Ok, ora è molto meglio. Vediamo quanto mi fraggano, ma niente, come al solito non riesco a trovare una posizione comoda. Oh mio Dio, in progresso. Vediamo se mi ricordo qualcosa. Beijing. Prima di tutto facciamo una cosa. Spostiamo la mia facciona qua in alto. Ah, questa mappa me la ricordo. Aia, 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 aia. Sto qua. Non sto incontrando neanche un tizio, eh. Non mi piace. Ho capito. Granata della fiducia. No, non ha funzionato. La granata della fiducia. Oh, ciao. Che bello lo spawn di questo gioco. Ti spawna sempre a caso, completamente. Yeee! Headshot! Granate a caso! Cosa fanno? Un po' di mine! Mino tutto! Aia! Aia, 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 aia! Cazzo quanto è forte l'acido! Facciamoci beccare! Mi hanno beccato! Ah, mi sono dimenticato una cosa importantissima. Devo cambiare il nome. Erroraccio. Allora. Ok. Aspetta. Un attimo, eh. Qua deve andare giù. Ok. Ora ho sistemato l'erroraccio. E mi arriva l'altro dall'altra parte. Ma perché sei lì? Perché? Perché non potevi essere a coltivare delle bellissime rose nel giardino di casa tua? Delle rose illegali. Ma sono tutti là. E qua gli ho fatto. Gli avevo fatto il contorno. Questo l'ho preso. Anche questo l'ho preso. Ah, da dietro. Da dietro. Arrivano sempre dietro. Cosa non è molto, molto bello, però. Questo gioco arrivano sempre da dietro. Sempre, costantemente. Intanto sistemiamo un attimo il tappetino. Anzi, ho un tappetino che è una trapunta. Fermi, fermi, fermi. Oh, cazzo. L'esercito di proiettili.
This game is funny. Che bello. Che bello morire. Muoio in continuazione. Mi sa che i livelli audio sono un po' troppo alti. Potrebbero... sono morto, sono morto, sono morto, sono mortissimo. Aspetta, fammi abbassare un attimo i livelli audio, che qua mi sa che... abbassiamo tutto a 8. Ok. Non è cambiato niente praticamente. Io sono carne da macello praticamente. Oh, almeno mi dà l'assist. E vai con l'assist. Ti vengo a trovare sotto casa, eh. Adesso ti riempi di mine. Perché non so giocare. Mino tutto. Ha lanciato una mina, qualcosa, una granata. Quello aveva un rubinetto sulla testa, mi pare. Oh shit. Ho messo la torretta del cacchio. Vieni, vieni. Come ha fatto? Granata. Defeat. Me ne sono arrivati due mail dall'admin. Schifo bellamente. Andiamo. Ah, che bello. Un po' che mi schè. Opa. Ah, capito. Prendi tutto. Espirate. Con quale voce me lo dici? Ah, siamo ancora alla stessa mappa. Vabbè, team deathmatch questa. E one kill. Così si fa. Opla. Ah, troppe granate, non capisco quali sono le mie. Ya. Yeah. Ah, mannaggia. Però t'ho ridotto male, capellona. Mamma!
Mannaggia. Proviamo con l'altro loadout. L'altra arma. Sai più devastante, però non spara raffica. Urca quanti! Un trenino! Un trenino della morte! Che bello! Molto incoraggiante. Levati che devo attaccare mine a caso. Granate a caso completamente. Secondo me muoio. Dai, fermo. Madonna mia, che mira che c'ho. Grazie, mi hai salvato. Questo qua sta dormendo. No, l'art suite non lo posso. La cura. Ah, ho visto qualcuno. Lei? Ah. Da 2 ore che giro. Ah! Mi ha messo paura. E ti ho ucciso. Cioè che ci siamo uccisi a vicenda. Che bello. Quando capita così è stupendo. Ai. Sto camper. Adesso vengo. Vado lì e lo prendo. Bello. Soffittamento. Mi ha dato assist però. Che va benissimo. Spara a caso. Tu se ne prende 2. Ma come hai fatto? Quella pistolina che ti ritrovi. Mi fanno manco spawnare questi. Siete molto cattivi. Ti prendo. Dai che ti prendo. Aia, aia, aia. E arriva l'altro.
Peccato non sono arrivato nei primi tre, così non posso pavoneggiarmi. Madonna mia, 7-11, faccio schifo. Si vede che non gioco da un bel posto, gioco, eh. Dove voglio la spada, cavolo? Non so dove sta, però. Allora, forse sta qua sotto. No. Eiro. Andiamo agli eroi, che eroi nuovi ci sono. E questo. Questo. No, qua. E che cavolo. Ah, return to lobby. Begin. Ciao robotonzo. Vai, vai, prima lei, vadi. Yeah. Ma porco! Giro l'angolo che mi trovo. Un signore. Bene. Ho 90 di vita. Fatto strage. Pam, e non se n'è accorto. Tacco mine da tutte le parti. Guarda, passavo di qua per caso. Triple kill. Oh cazzo. Mina. Ce l'ho le mine? No, le ho finite. Menna. Mannaggia. Ok, quello camperà lì. Facile da fregare. Basta girare. Preso. Aia. I believe. Dai, non mi fanno neanche saltare questi. Ah, cattivi. Madonna mia. Che dolore. Voglio anch'io la torretta, però. Se me la prendo.
Ah, sei morto anche tu. Livello. Ma dai! Ha le scarpe. Ah, ecco perché c'ha le scarpe quelle più veloci. Adesso mi prendo anche quelle, ma mi scende la difesa, però compenso con la rapidità di spostamento, che penso che sia essenziale in un FPS. Aia, guardalo lì. Fortuna, è inciampato. Ormai il rapporto, il KD ormai è andato a puttane, quindi chi se ne frega. Giochiamo per divertirti, dai. Boom, headshot. E... no. Mi sono lanciato su una mina. Grande, good job. Fermi tutti. No, quella è alleata. È una mina alleata. Ah, che dolore, ragazzi. Che dolore. Perché vado lì a lanciare? Vado a mettere la mina e mi arriva la bomba, la granata. Si sente il classico tic tic tic. Ma porca. Non ci pensavi la mina, eh? Cosa mi ha fatto fuori? Ah. So, potrei provare a chiamare l'Art Suite, però vediamo come se riesco. Ma che cazzo? Levati dal cavolo. Ok. Ma no, promesso che prendo l'Arswit, mannaggia. Prendiamoli per il culo. Prendiamoli per il culo. Non mi ricordo più se avevo altre prese per il culo. No. Solo quella triste gratuita. Vabbè. 14-10, direi che tutto sommato è un grandissimo punteggio. Tutti i boost che c'ho poi. Allora, dicevo. No, ma dovrebbe essere qua da qualche parte. No, questo qua è la parte dietro. E non ci frega niente. Ah, è a posto della mina. Aspetta, vediamo un po'. Qual è la spada? No, questa qua non è la spada. Questo qua è il coso. Sfruttamento. Shuriken. Mazza. Boh. Vabbè, comunque. Allora, quelli veloci. Objective, eliminate hostile agents. Non mi ricordo qual erano. Dovrebbe essere run. Vabbè. Fuffa. Ciccia. Ma sembra la stessa mappa.
Adesso la cambio, va. Welcome. Ciao Eneas. Che gioco è? Blacklight Retribution. Lo trovi gratuito su Steam. Un FPS da quello che puoi ben vedere. Molto carino, a me piace. Oh. No, mi hanno fregato la kill. Dove vai? Un po' se faccio il colpo speciale del dragone. No, non ho fatto il colpo speciale. Ai 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 ai. Vediamo un po' quanto muoio. Salve. Mi metto una mina qua. Vediamo un po'. Guardalo lì. Dai, vieni. Idiota. Aia. Mi ha fatto una fotografia. Che dolore. Mal di testa allucinante. Enea, se vuoi chiedermi informazioni riguardo al gioco, chiedi pure, non c'è problema. Considera che io ci ho giocato dall'inizio proprio, sono un beta tester. Quindi, da come puoi ben vedere la scritta sotto. Ah. Pam! Ah, quanti! Sì, erano troppi. Le ultime parole famose, lol. È molto frenetico questo gioco, è frenetico alla COD, però molto migliore sinceramente, sia dal punto di vista grafico, guarda qua che bello, dal punto di vista delle armi, che sono altamente customizzabili. Cioè puoi veramente modificare le armi come cavolo ti piace, ne so, il carrello, la canna, le munizioni e roba del genere. E non è per niente pay to win, quindi. Ah, camperone del cavolo, adesso ti vengo a prendere. Adesso ti vengo a prendere. Maledetto camperone. Guarda che arrivano, guarda che arrivano. Adesso gli faccio lo scherzo del secolo. Ma no! Adesso passa di là. Peccato che hanno nerfato i cosi, le mine, se era morto. Com'è il corpo a corpo? Devastante. Aspetta, non mi ricordo più sinceramente. Ok, F. Con F fai il calcio, dai, il calcio del col fucile. Altrimenti ovviamente puoi usare le armi melee, che in questo momento però non ho equipaggiate. Ci sono. Lo saltellava allegramente. Ci sono, allora, coltellini, accette, spade. Ho visto delle spade, ho visto. Questo qua praticamente gli ho fatto la cornice. Ah, questo mi killa, me lo sentivo che mi killava. Sto facendo skyfo. Sig. Adesso quasi vado. No, cazzo, questo qua mi stava seguendo da 2 ore secondo me. Si era innamorato di me. Adesso gli faccio io la sorpresa del secolo, guarda. Dammi qua. Ah, non ce l'ho. Merda, non ce l'ho. Non l'ho inserito. Shit. Quello sulle scale. Ah. Facciamo così.
me l'hanno fregato bellamente. Era mio. Andiamo sopra, va. Vediamo un po' cosa trovo qui. Ah, dolore trovo, ecco cosa trovo. Qua sotto se le stanno dando di santa ragione. Sai che ti dico? Entro col botto. E abbiamo vinto. Mentre corre con la spada in mano, dici banzai? Assolutamente sì. Se non dici banzai, non ti dà la kill. Sono addirittura penultimo. E vai, fuck yeah. Contentissimo. Allora, allora vediamo un po'. Io volevo mettermi le scarpine più veloci. Allora, però non mi ricordo mai proprio. No, non mi ricordo mai qual è che rendevano più veloci. Allora, queste teoricamente rendono più veloci, però giustamente mi scende la vita. Mi rendono più veloci di neanche tantissimo, tutto sommato. Vediamo se c'è qualcosa di migliore. Vediamo, queste non posso neanche metterle. Addirittura queste, però livello 31. Vabbè, proviamo a metterci queste qua. Proviamo per 7 giorni, dai. Objective: eliminate hostile agents. Ok, ora siamo più veloci, ma abbiamo un filino meno vita. Infatti non abbiamo 200 ma abbiamo 182, ma siamo più veloci. Ah! Siamo più veloci, così possiamo essere uccisi prima. E vedi il nabbo che non l'ha detto e aveva fatto 25 kill. Sti cazzi, 25 kill sono parecchi. Beh, guarda che c'è tantissima gente qua che è fortissima. Cioè, veramente allucinante. Io sinceramente non sono, non gioco per essere il migliore. Gioco semplicemente per giocare. Ah, guardalo. No, mo ti vengo a prendere. Sto camperone qua. Tutti i camperoni. È svenuto. Mettiamola qua. Arrivo. Ma non c'è nessuno. Guardalo. Gli ho fatto praticamente la cornice. Gli ho infiocchettato la cornice. E muori, cavolo. Ah, caspiteria. Ciao Eneas. Buon qualsiasi cosa devi fare. E giù di mina. Ah, va. Ci godo. Meno l'assist me l'ha dato.
I am not home. Aspetta che ho visto qualcuno. No. Un colpo l'ho dato, eh. Ma non riesco a capire perché non trovo nessuno. Fascinante, non c'è nessuno. Bah. Andiamo al contrario. Un saltellone. Qualcuno che... Classico tizio che spamma. Ah! Deve far male quel. Ah, non ho neanche le mine. Cioè, neanche le granate. Ho finito tutto. Vabbè, era inevitabile questa. Era inevitabile. Di vita, 30 di vita. Non c'è nessuno. Vabbè, sono stato fermo per troppo tempo. Curami. Aia. Quanto è veloce. Accipigna. Non so cosa ho preso. Ah. Quanto stiamo stravincendo? E incominciano ad arrivare le arti. Praticamente potrei chiamarla anch'io, però non la chiamo. Ok, la chiamo.
Vediamo se mi trovo in una zona. Ok, si può anche fare. Dai, vieni giù. La la la. Vediamo se ci passo. Sì. Ah, non gli ho sparato. E abbiamo vinto anche questa volta. Ah, non sono... Caspia, non sono tra i primi tre, mannaggia. Come spa... Come gli bestemmiano dietro, ma... Facciamo una cosa molto intelligente. Ok. Beijing. Ah, devo cambiare la mappa, questo qua mi ha un po' stancato. Messo. Quindi. E quello ha fatto doppio kill. Non ha fatto niente praticamente. Ah, è dietro il muro. No. Bella maschera. Mm.
Adesso ci stanno menando loro. Assurdo. Facciamo il giro al contrario, va. Allora, facciamo il giro al contrario. Quindi di qua. Così si fa. E poi ti fraggano bellamente. Senza né. No, 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 no. Per un fotogramma l'ho ammazzato. Non ce la facevo più. Non ho più munizioni. No, 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 no. Cattivi. Voglio anch'io la torretta. Però c'è pure l'arma viola. Chi mi ha ammazzato? Così, per caso. Un missile. Gatsung proprio. Mica l'avevo visto. Non è stata una grande idea.
Madonna mia. Facendo proprio schifo. Stra schifo fatto. Adesso voglio provare a prendere il la torretta. Allora, leviamoci dal match. Allora, no. Becca. Allora, vediamo un po'. Customizzazione. Weapons non penso che sia. Penso che sia tipo un oggetto utilizzabile. Allora, finire. Ok, sono contento. Allora, Arsuit, lanciamissili, eccola qua la torretta bellissima. Assolutamente sì. Prendila. E basta. Proviamo la torretta, adesso mettiamo torrette da tutte le parti. Tanto fatemi vedere dove cavolo si è infilata la torretta. Ah, la torretta la devo prendere con i punti, giustamente. Quindi devo fare un po' di kill. Non ho visto neanche che modalità è questa. Non è una grande idea, partire così a razzo. Tardo. Prendo io. Preso. Vediamo se posso già utilizzare la torretta. Penso di no. Ok, no, costa 600. Divertono a spararsi. Arrivo anch'io. Ciao amicicci. Dove sono gli amicicci? Ora lì. Questo peccato c'ha fucile. Colpo di fortuna. Eccolo lì, lo sapevo. Stava aspettando soltanto me, stava aspettando. Neanche l'assist mi dà, eh. Cattivo. Sono perso. Tranquillo, vengo a prenderti. Ah, te non t'ha visto. Mi sa tanto che non riuscirò a utilizzare la torretta. Mi dà. Aia. Va bene. Il tizio si avvicinerà, dice, pensando, oh no, questa qua era la mia. Ho lanciato addosso tonnellate di... Ah, questo qua c'è il fucile di precisione. No, però c'è una bella ottica, quindi è probabile.
dai! Muori, per favore, muori! Devo provare la torretta. Vabbè. Non sono riuscito a trovare la torretta. Mi sa che mi hanno anche kickato. Ah no, è crashato Lost, perfetto. Oh yeah. Allora, vediamo un po' se mi ricordo qualcosa di questa mappa. Cosa sì. Quanto pare no. Porca. Allucinante sto tizio. Qua c'abbiamo due AFK, perfetto. Oh, finalmente. Ho fatto 150 CP. Mi ha fatto fuori la torretta. Oh mio Dio. Ma è devastante. Torretta con quella specie di distorsione è allucinante. Dai. Buona apposta. Non vogliono farmi provare la torretta. Il tizio che c'era da noi era veramente forte però. 21-6. Minchia. Allucinante. Ce la farà il nostro eroe a usare la torretta? La scopriremo nella prossima puntata. Vadi, vadi. Questa mappa è troppo dispersiva, secondo me.
Aia. Porca. Sì, vabbè. Che cavolo, che tiro è? No, mi sa che se mi lancio di qua faccio splash. Boom. Mannaggia, non l'ho fatto fuori. Quelli è lì, ciao. Sì, lo so. Ma sto giocando alla Carlona. Poi questo fucile qua è molto molto bello, perché la raffica, anche se spara la raffica, la rosa non si apre tanto, diciamo. Rimane tutto sommato. Ha fatto una kill. Wow. Tutto sommato rimane abbastanza. Guardalo lì. Sì, va bene. Questo passa di là. Grazie, salve, salve. Deve avere, c'aveva l'ottica più bella, cioè più grossa della mia. Tanto abbiamo fatto un punto. Adesso stanno per farlo loro. Fermateli. Fanno punto. No, forse no. Forse riusciamo a far punto. Se riesco a uscire di qua. No, ok, mi ha fatto spawnare dall'altra parte del mondo. No, non ce la faremo mai. Bene, hanno fatto punto. Come sono cattivo. Questo si chiama stile kamikaze. Basta prendere la granata e tirare la smoletta e portarsela dietro. Diventerete delle bellissime bombe ambulanti. Ciao. Ah, cavoli. Questo simpaticone. Vabbè. Facciamo i colpi intercontinentali da capo a capo. Dimmelo subito che vado a comprare lì. Che ne so. Le bare. No. Stanno recuperando. E io mi sono perso. Fammi usare. Come cazzo si deploya?
No, eh. Non si può deployare. Come si deploya? Ah, così. Sì, vabbè, va. Qua vanno con le roba pesanti. La mia torretta è ancora in piedi, bastardi. E punto. Hanno distrutto la torretta, ma chi se ne frega, ha fatto il suo sporco lavoro. Ciao. Oh shit. Erano un po' troppi. Un filino. Intanto ti ho ammazzato. Ah, giustamente c'è il cecchino intercontinentale che si diverte da dietro. Mi sembra giusto. Pam! No, non è esploso. Ti ha fatto uscire anche la granata. No. Non funziona questo metodo qua. C'è quello che si muove con la testa. LOL. Ho fatto punto 3-2 e siamo in vantaggio. Ciao, bello. Adesso muoio io però. Ho schivato il missile, cazzo, mi è passato sotto. Ho saltato un missile. Ma sono tutti là. Qua ci vorrebbe un bel bazooka, ma non ce l'ho. Cosa ha sparato non lo so, però vabbè. Ah, questo è punto. Ah, hanno fatto punto. Tre pari, palla al centro. Che nel posto peggiore la mettono pure. In mezzo. E apriti. Non si apre. E questo. Guarda, ci prendono da tutti i lati adesso. Perché defeat? Vabbè, vallo a capire. Chissà perché.
sto completando questa tutto spiano. Ai 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 ai. È inutile, non riesco più a fare una partita decente. No. Che bello stiracchiarsi in diretta. È tutto completamente diverso. Gin. Ah, che bello, siamo spawnati nei cessi. Ah, cattura la bandiera, eh. Va bene. Andiamo ad andare di qua. Ma dai! Da due ore che gioca a nascondino, cavolo! Arriva questo. Madonna mia. Morto male quello. Dai che ce la faccio! Come si fa per morire? Cioè, mi freghi due volte. Che bello. No, me lo sono perso. Ma l'importante è che i nostri stanno portando. Ah, no, è la mia bandiera. Infatti dicevo. Hanno portato la bandiera nostra. E ovviamente hanno fatto punto. Madonna mia, ma che squadra è questa qua? Sono straforti. Va bene. Non sono riuscito ancora a fare manco. No, una kill l'ho fatta. Siamo i bastardi.
cazzo. Paratemi il culo. Arrivo. Dai che ci sono quasi. Oh yeah. Adesso blocchiamo l'ondata di ritorno. Non c'è l'ondata di ritorno. Ah. Sul loro sito è già registrato. Per forza, per giocare a questo gioco devi avere l'account sul loro sito. E non va bene. Cioè, tu lo scarichi da Steam, però dopo ti chiede il login lo stesso. Il sito, cioè il cosa, devi farlo per forza dal sito. Al loro sito. L'account. E ciao. Che sono da solo. Ok. Vedo i miei compagni. Paratemi il culo, ragazzi. Io porto la bandiera a casa. Sono leggermente sotto pressione. E dai. Oh cavolo, oh cavolo, questo mi vuole. Ah, lo sapevo io. Ah, sì, è lì, Elebrag. Se vuoi possiamo fare una partita insieme, non c'è problema. Aspetta che finisco qua. E ci facciamo trivellare le chiappe in due. Vai, vai, giubi giubi. Ti paro il culo io. Giubi giubi, ti ho già perso. Cazzo, perché sei lì? Adesso mi faccio uno scherzo. Te lo metto a loro. Vediamo se ci casca. Ah, oh, ce n'era un altro, cavolo. Là in fondo c'è qualcuno, sicuramente mi vorrà fraggare. Ah, ma più di uno. Forse. Ah, dolorosissimo. Ancora. Merda. Prendila. Portala a casa, Fido. Aia.
Qua non c'è niente. Come ci fosse qualcuno. Vai, 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 vai. Olè, vantaggio. Sono morto, così. Perché? Perché andava. Suonava bene. 'Storia. Son primo. Sti cazzi. E vai. Un tizio ha messo la sua, il suo contatto Skype. Copiatelo tutti. Inseritelo tutti. Allora, Elebrag, Elebrag, oh mio caro Elebrag. Allora, vediamo un po' di contattarti. Allora, allora, via chat vocale. Quella è lì. Ciao. Come ti chiami nel gioco? Così ti addo. Sempre solito nome, è inutile che provi a tentare. Guarda, escludi che ho altri nomi. Ok, va bene. Anzi, mo vado in comune di te, riconoscetemi come Elebrag. Ok. Aspetta, è che abbasso un attimo. Sono pazzo se lo chiedono, nella live. Oh, però non l'hanno ancora chiesto, magari lo chiederanno a breve. Allora, aspetta un attimo, eh. Match. Ok. No, fai una cosa. Addami te, va, che il mio nome è più semplice. Allora. Minchia. È Ariman il mio. Allora, vabbè, se no dai, ti addo io. Aspetta, aspetta. Che io prima che lo capisco. Find the play friends. Sì, no, è qua. Oddio. No, come si fa? Oh, vediamo se ci riesce. Ser Elebrag, ok. Find the players. No, t'ho trovato, t'ho trovato. Allora, add friend. Vediamo un po'. Ti è arrivata una certa richiesta? Porca. Forse su mail. Sì. L'ho chiuso. No, inbox. Eccolo. Minchia, livello 26, pensavo che eri livello tipo 5. Eh no, perché io ho giocato dalla closed beta questo gioco. Infatti, se vedi la mia cosa c'è scritto beta tester. Beta tester. Sì. Figo. Quindi da un po'. Ma guarda che c'è gente molto, perché io ci ho giocato all'inizio quando c'era la closed beta, poi l'open ciao. Beta e poi ciao, esatto. Dopo a un certo punto mi sono detto "Ok, ciao". Allora, adesso non ho mai giocato. Ci rivediamo a una live. Esatto. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Friend in click invited to party. Ecco. Party invited set. Ok, quindi play a game, suppongo. Io c'ho ancora tutti i tutorial. Ah, che due coglioni tutorial, cacchio. Non li puoi skippare. Sono entrato, aiuto. Eh? Sì, li posso. Sì, li ho skippati, siamo entrati, credo. Sì. Ok, come si entra in partita? Allora, begin game. Begin game, ok, la più ovvia. Il primo tasto che lampeggia, adesso vediamo se ti becco. Ok. Ah, spawniamo proprio. Minchia. Eccoti qua. Non ci credo che c'ho le impostazioni al massimo. Sì, no, come gioco è ottimizzato per le schede AMD o comunque per le impostazioni computer, quindi è un signor gioco. Adesso
Guarda che metto un po' di mine a caso. Porca la granata. Mi hanno fatto una fotografia. Che dolore. Sei morto? Abbastanza. Quanto basta per nutrire i vermi. Dall'altro lato della mappa. Vediamo un po' se sei, se sei spawnato vicino a me. No. No. Te, se, te sei spawnato vicino a me, non io. E praticamente non ci rivedremo mai più. Più probabile. Molto probabile. Ah, guarda. Guarda questi due come me li mangio. Double kill. Allora. Ah, ok, le granate vanno equipaggiate. Sto cercando di capire. Allora, granate, prova col 3. Pure equipaggiate, che schifo. Prova col 3. Ok. Vabbè, al irrealismo. Allora. Poi ho visto che diventare invisibile è un'abilità che si sblocca, ma la butta a caso, eh. Cioè no, che diventano invisibili, che c'avevi lo schermo quello lì nella live. Ah no no no, basta che premi V. Ce l'hanno tutti il, lo schermo quello là che identifica i nemici, tutto, eccetera, eccetera. E non me lo fa riusare come. Ah. Considera che consuma una barra. Stanno tutti nella direzione in cui stai andando. Sì, sì, infatti. Ne vedo già due che mi hanno visto, ovviamente. E mi apriranno il culo. Vediamo se me ne porto una nella tomba. Ovviamente no. Mi hanno ammazzato. Fraccato. Malvagi. Che mi sono anche comprato, no, le torrette. Dietro, un bastardo. Ah sì, si deve stare sempre attenti dietro. Vediamo se ti fa spawnare vicino. Comunque io alla fine ho capito perché. Te l'ho anche scritto, però forse può essere che c'è stato un lag di chat, perché mi ha detto riprova fra 2 secondi, eh. E non ti ha fatto vedere uno dei messaggi. Praticamente avevo scritto, che te ricordi quando ti avevo detto che non riuscivo a fare l'account? Praticamente ero già iscritto da tempo al loro sito. No, no, l'ho visto, l'ho quindi visto, dicevo, il messaggio. Ma sembra che già esistente, ma come? Ma sai quante volte capita anche a me? Tantissime. Infatti adesso me li trascrivo tutti gli account che creo, sennò poi non ci sto dietro. Ma alla fine io usano sempre le stesse password. Sono più o meno le sempre le solite tre per gli account Steam e altro. Che non sarò a dire. Vabbè, ovvio. Anzi, mi fermo qui. Fai bene. Non ho voglia di inserire beep nel live. Che aia. Botta. Mi hanno fatto saltare la testa. Pure a me. Fammi indovinare, gli si è visualizzato headshot quando succede questo, eh? Sì, assolutamente. Vieni qui te maledetto, vieni qui. Li visualizzi head, boom, headshot proprio, tutto insieme. Con Q. Ah, proprio su. Mamma mia, che cazzo di. Vabbè, che c'hai? Beh dai, a un certo punto ci fai l'occhio, ti fai l'arma, te la customizzi come è il tuo stile di gioco più che altro. Io ho questa qua e poi un'altra che è più danno, però meno forte. Mamma mia, questa fucile con il rivelatore è, mamma mia, è un P, cazzo. Questo fucile è un P. Ma che fucile c'hai? Non lo so, ho preso questo fucile da terra. Ah, no, sì. Un'ottica, penso termica. E no, io ho già trovato il mio fucile. Ti sei già innamorato. Cioè, posso colpire di tutto. I love you. LOL. Oltretutto, con la scusa di poter usare il visore. Aia. Mina. So dove posso mirare. Quindi, praticamente, questo gioco, se c'è st'arma, hai vinto. Perché i colori evidenziati sono assolutamente in contrasto con il colore dei nemici. Cioè blu e arancione sono talmente in contrasto che li riconosci istantaneamente. Ma è un visore grosso o è piccolo? Guarda, è più grande di casa mia sto visore. Ok. È un
Visto. Tornati il lagman. Magari dopo gli do un'occhiata, dai. Ok. Io non ne sto trovando più neanche uno. E usa il visore. Eccoli. Praticamente usi il visore, ti giri a 360 gradi e li trovi. Esatto. Però stai attento che quando usi il visore non puoi sparare. Nel senso, se premi ti toglie il visore. Quindi se becchi qualcuno sei fottuto. E ora che togli il visore, ti riprendi il fucile. Ciao. E cibo per i vermi. C'è uno qui. Ce ne sono due. Bastardo. Granata. Troppe granate. Abbiamo lanciato tutti una granata. Non ci capiamo più niente. E questa è colpa del visore, perché sei in anticipo dove sono i nemici, quindi. Questo l'ho preso da dietro proprio. No, piccato. Ma c'è tipo abilità come tipo doppio salto, corsa, una cosa del genere? La corsa, ci sono gli equipaggiamenti che ti fanno correre più velocemente. Però abilità proprio no. Quelli. Abilità proprio no. Diciamo che è tutto una questione di equipaggiamento. Per esempio la storia di diventare invisibili, anche in quel caso è un equipaggiamento. Dovrebbe essere nella sezione degli zaini, quello là. È uno zaino che ti rende invisibile. Metto che uno addirittura di salvo. Oh, che cacchio, ma che roba è? Non l'ho mai capito, penso che sia un'arma. Un'arma che prendi a un certo punto con un po' di punti. Mi hai spaventato, Ariman. Questa che cos'è? Allora, questo qua... depot. Sì, qua ci puoi prendere gli oggetti che hai equipaggiato con i punti, un po' come... Ah. Guarda, appena arrivo a 1003 ti faccio vedere una cosa molto carina, se riesco. Non credo arrivare a 1003, però vabbè, tanto nella live c'è. Era il robottone che ero riuscito a prendere prima. Mi sa che io tentando di accedere non sono riuscito a visore, non sono riuscito a vedere. Vabbè, è un robottone abbastanza cazzuto. No, la torretta l'ho presa dopo, il robot l'ho preso prima. Allora me la son perso. Anzi, quasi qua, vabbè, un minuto, quasi quasi la metto adesso la torretta. Maledetta zanzara, mi ha fatto pieno infarto. Ah, è finita. Abbiamo vinto. 500 XP. Siamo forti. Se è veramente una donna, quella che gioca, che è prima, io me la sposo. Una donna. Può essere. Cosa che dubito non sia. Può essere però, perché molte donne giocano gli FPS. Sono più rare dei diamanti, però esistono. Sì, esatto. Sono rarissime, però esistono. Leggende metropolitane dicono che le incontri nella savana durante i giorni di luna piena, però... Durante il giorno di luna piena in cui i pianeti sono allineati. Esatto, durante... E ovviamente devi portare anche una gazzella da sacrificare, perché sennò non funziona. Esatto. Io ho anche un dodo che è un animale oramai estinto. Esatto. Quindi la vedo molto dura. Io ci metterei dentro anche un bel gargoyle, così non si sa mai. Esatto. Allora. Okay. Allora. Una cosa impossibile per me, dato che è in inglese, sarà capire come si chiama quel visore. Ah boh, puoi provarli tanto. Se è grosso vai un po' a spanne, dici, ma è abbastanza, e potrebbe essere così. Anzi, così quasi dopo lo provo a trovare, lo provo anch'io. Allora. Ci ha separati? No. Sei tra gli avversari. Ah sì, è vero, sono tra gli avversari. Vabbè, mi dispiace tanto. Tanto questa mappa qua non me la ricordo neanche io, quindi... Madonna mia, che figata la... Baking game. Ho messo il tassellamento ad alto o a medio, non mi ricordo più. L'acqua è allucinante. Io mi sa che c'ho tutta il... veramente. Manco Crysis un altro po'. Caputtana, che botta. Vabbè, non è esatto. No, Crysis spacca e culo. Io mi ricordo... Chi vince, il beta tester o il novizio? Vediamo. Vabbè, considera che non ci gioco da tantissimo.
Che incomincio già a mettere le scusanti. Non ho mai giocato, quindi. Incomincio già a mettere le scusanti. Questo qui stava con il visore perché mi stava guardando da qui prima che... Dovevo tirare una granata, mi sembra meglio. Ti ho visto. Anch'io. Maledetto. Maledetto. Per fortuna che mi hai detto che ti ho visto, perché non ti avrei visto. Aia. Forse non è stata una cosa fatta. No. Ho cominciato a fare la trottola col visore. Ho visto che mi eri a fianco praticamente. Mazza, questo qua c'era un cecchino allucinante. C'è un... Ma c'è Attacon che è andato a FK perché gli sparavano, mica si muoveva. Chi? Uno della tua squadra. Che culo che ho allora. Sai che hanno implementato anche la modalità quella la horda. Mi sa che sei morto. No. Sì. Però stavo dicendo che t'avevo visto andare in verso sta capanna. Ho detto aspetta, non c'è più nessuno davanti. Oddio, ce li ho dietro. Morto. Sono sempre dietro in questo gioco. Guardalo lì. Pure lui ha pensato al... Che cazzo? Maronna mia, che colpo che ha fatto questo qua, bel colpo. Ostia, non me l'aspettavo. No, se è finito il caricatore, mamma mia, quanto è odioso morire per st'idiozia. Sì. Mamma mia, proprio il nervoso. Per la serie... No, aspetta un attimo che ricarico. Esatto. E poi... E se pure il mouse non collabora... Siamo a posto. Tu ce l'hai wireless, no? Con le batterie. Tutto wireless. Quindi posso sperare che ti si scarichi il mouse nel momento più. No, la batteria è cambiata da un giorno. Dura tipo una settimana, se non di più, la batteria. Mannaggia. Eppure una di quelle lì dei conigli che fanno la maratona, quindi. Ah! Aspetta. Mannaggia. Cioè, è arrivato Aido da destra. Quella lì sembrava tipo una corazzata tank. Da... Come si chiamano? Quelle anti-esplosione. Vabbè, boh, non lo so, il... Juggernaut. Ah, il Juggernaut, è vero. Arman! No! Sì. Boh, ti dico, è stato tutto culo, perché stavo in noscop a un certo punto. Io ho visto che c'era la testina, poi ho letto El qualcosa e ho detto ah, guarda tu. Tanto che avevo già il fucile mezzo scarico, avevo sparato un altro. E ovviamente non mi sono ricordato di... Sì, vabbè, però non mi puoi passare davanti te con questi capelli biondi che mi si illumina d'immenso. C'è una con i capelli bianchi e col riflesso della luce mi abbaglia. Davvero? Cioè. Qua c'era qualcuno. Ma stavano trollando quel povero tizio. Maledetto. Assist. Buono. Che è successo? 3 kill, 3 morti. No. Di cui una è a te. Cioè 3 kill e 6 morti, che 3. Comunque almeno questa cosa che spesso si può andare anche contro chi è in party è molto buona. Cosa che a volte si preferirebbe tipo su MV2 giochi diciamo più recenti. MV2 sarebbe?
Tipo ad esempio Call of Duty. Ah, ok. Generalmente così. Call of Duty. Sì, sì. Togli il visore, togli il visore. No! Che botta di culo! Ci sei sempre, sei peggio del prezzemolo, cazzo! Ma mi viene a trovare apposta! Adesso faccio Shark Attack, cazzo, vediamo dove sei. Eccoti là. Tara. Tara. Dall'altro capo della mappa stai. Lo so. Vabbè, intanto faccio fuori qualcuno durante il viaggio. Mi porto avanti. Ti hanno preceduto. Cazzo. Cattivo. Ho mirato troppo a destra. C'ho la sensibilità bassa, ecco cos'è. Dicevo, c'è qualcosa che mi impedisce di mirare correttamente. Sensibilità bassa. Quindi a 25 ci ha segnato qui. 50, forse un pochino esagerato. No, perfetto. Ma che è sto campo di forze? Non mi piace. Maronna mia, un tizio mi ha salvato il culo. E adesso lo perdo il culo. Perché questo qua è tornato per ammazzarmi di nuovo. Vendetta proprio. Fai tutto bianco, vede, cioè la schermata blu della morte dei PC, vedevo. Sì, sì, ti hanno lanciato una mina. Cioè non è una mina, è una granata tipo MP. Quelli è impulso elettromagnetico. Perché considera che abbiamo tutti un visore in faccia, no? Quindi se tu lo riavvii non vedi più un cavolo. E ti fa la schermata blu, esattamente come quella di Windows. Siamo dei robot praticamente. Più o meno! Ti prendo a botte. Vieni qui, porca grillo maledetto. Oh, assist, che fregatura. Maledetto quello che ti ha ammazzato. Ti ha salvato da un'umiliazione, ucciso tramite pistolina, eh. Ah, io stavo tentando di prenderti col calcio del fucile. Lì a sinistra. Oh cazzo! Ho girato l'angolo e c'eravate voi tutti. Quella lì è la tizia con i capelli che c'hai davanti, quella che mi illumina d'immenso ogni volta. È fastidiosissima, cavolo. Io non capisco perché vedevo le armi roteare tipo troppola. Perché il mondo gira. Esatto. Cos'è? Ah, è sempre il fucile. No. No, grazie infatti dei free to play. Ariman! Oh mio Dio, quanti eravate? Assist, che due rotture. Oh! No, da dietro, maledetti. Io come faccio? Ho finito le munizioni di tutto, mi è rimasta la pistola. Vai al... Non posso ricaricare. Sì, no, puoi. Basta che vai su quei totem che hai visto prima, bianchi. No, me l'hanno ammazzato. Esatto. Okay, no! Okay. Stavo per sparargli! Culo. Vabbè. Ah. Brigatura. Malvagi. È quella a sinistra quella che ti illumina di mezzo, eh? Almeno un livello l'avrò fatto, no, manco.
Beh, alla fine, guarda, fare livelli ti serve soltanto per sbloccare le altre robe. Gli oggetti. Sì, non altre. Non ti salgono caratteristiche come in un MMO, a robe del genere. Sì. Abbastanza statica come cosa. Era quello che intendevo io, però, per sbloccare gli oggetti. Vediamo se sto giro siamo di nuovo insieme o di nuovo contro. I don't know. Spero che cambia la mappa. Almeno. No, sono salito di livello, Forse per un achievement, credo. Missioni, forse, le missioni quelle lì. Due messaggi. Ah, se ogni volta che sali di livello ti regalano degli oggetti. Che scommetto che se li apro inizia il countdown del consumo. Esattamente. Ma considera c'è anche l'acquisizione permanentemente. Ovviamente l'acquisizione costa di più. Esatto, costa di più però. Ecco. Ok, siamo una stessa squadra. Allora, aspetta, ma per caso si conservano i BP? Colca. I CP sì. Cioè no, i CP si conservano nella partita. Una volta che finisci la partita si resettano. Non c'è nessuno da questo lato, stanno tutti di qua. Ah, è vero, noi stiamo sparando a caso praticamente. Sì. Oh cazzo. Oh, ne arriva uno proprio. Sotto passaggio. Un revolver. Fammelo via. Potrei non lo dire. Non sto zitto. Perché non sto zitto? Potrei innamorarmi se la provo. Morto. Stavo dicendo questo, sono morto. Mai fare il becchino. Ma perché mi ha fatto spawnare? L'ho crivellato. Mi ha fatto spawnare dai nemici. Vabbè. Mi ha fatto spawnare dai nemici. Questa cosa qua non la capisco. Ho notato che ci sono tre metodi di spawn. Quello a tempo. Maledetto. Sono a strada. Quello a tempo, quello con il beacon e il, sì, il revive. Sì, allora. Ovvero, fammi indovinare, c'è uno medico. Sì. Ti possono mandare. Allora. Ti possono far rivivere con l'iniezione, ti possono far rivivere con il defibrillatore e oppure niente, oppure muori. Ero in fuoco incrociatissimo, mamma mia. Ti ha crivellato a te. Sì, l'ho visto proprio entrare, bram. Mi sentivo un scolapasta, guarda. Oh, ma che bel posto. Oh cazzo. Che ogni tanto io mi scordo tipo di usare il visore. Ce n'ho uno sotto, uno sotto. Anch'io me lo scordo. Ah, ma questo c'ha lo scudo sederale. Lì vabbè. Headshot. Ma questo qua che salta. Oh, bravi che l'avete ammazzato. Mamma mia, che botta che... Quella che ti acceca con il mezzo. Aveva i capelli coperti, quindi non mi ha accecato. Ah. Adesso prendo la torrettina. No, da destra, maledetto. Mi sono incastrato. Ok. Davvero? Ah, dove sono? Davanti. Chi è? Headshot. Cioè, quasi conviene andare in noscope se ce li hai vicini. Cosa? Nemici, dicevo. Sono andato in noscope contro uno senza mirare. Le buche mi si scaricano. Non mi prendono! Cioè, ero circondato da 5 nemici, stavo saltellando con... Allegri.
offendevano. Sono bei momenti quelli, Ti senti immortale, ti senti. Ti senti Highlander. Esatto. Mo faccio la camperata. No, la camperata qui è un cacchio. Non conviene tipo mai per colpa dei visori. Morto. Da dove? Da con il lanciarazzi da dove? Da dove? Cross the map. Cioè non è vero niente. Assist. Buono. Ho messo giù la... Cioè quindi praticamente io essendo registrato da tantissimo tempo a sto gioco l'avrei potuto pure fare la beta. Sì, può essere, dipende quanto... Senso. Quanto tempo... Dipende da quanto tempo... Da quanto... Oh cazzo, un Airsuit. C'è un Airsuit. Se vedi un qui tiro una cosa a indovinare, granata. Io... No, contro robottoni li lancia fiamme. Il lanciafiamme? Sì. Vediamo se lo riesco a beccare. Eccolo là. Vediamo se lo prendo. Io gli sto girando intorno, lo sto acrivillando come non mai. Ah, sono morto. È arrivato uno. Dai che lo frego, dai, okay, che frego. Sto girando intorno al robot. No! Per un cazzo di niente, per un microsecondo gli fregavo l'Arsuit. Perché con lanciafiamme tu puoi cuocere il pilota dentro. Se il pilota non esce, muore. E tu gli puoi fregare l'Arsuit. Però. Davvero? Sì. Vabbè, ma penso che non sarebbe convenuto perché. Perché l'avevo livellato talmente tanto che era realmente una pasta mobile. Guarda, sono resistenti, quei cosi. Bomba che botta che m'ha creato. Mannaggia, proprio per pochissimo, per pochissimo. Vabbè. Credo fosse quello il robot che te dicevi, giusto? Ah, oh, cazzo, sì! Ce l'ho dietro! Mi sa che mi conviene forse comprare in suo giro qualcosa. Ce l'hai il lanciafiamme, dovresti avercelo. Ah, ok, sta lì il punto di acquisto, lo shopping. Ah, oh, Armor Stinger. Flamethrower. Quello. Porco, guarda quello. C'è uno che fa Spider-Man. Hard Sweet. L'Hard Sweet è il robottone. E mi sa che l'ho pescato e sono morto praticamente all'assisto. Ah, bene, bene. L'abbia salvato. No, l'hai perso. No, ce li ho ancora i punti. Vado. Ce li hai ancora? Allora sei fortunatissimo. Come faccio a richiamarlo? C'ho allora, la hai la pistolina, devi mirare per terra. Ho capito, tipo Titan. Sì, esatto. Difendetemi. Ok, come c'entro? Ti pongo. Chiamatemi Terminator. Vai, fagli il culo. Mamma mia. Vai. Con shift dai lo sprint col quello che hai appena fatto. Aiuto. Ci sono. Ma chiedi aiuto a te, cazzo, che stai lì dentro. No, chiedo aiuto perché non mi si muoveva dopo lo sprint. Mamma mia, da un senso di potere. Sì, è una figata assurda. Cazzo. È fighissimo l'Hard Sweet. Mamma mia. No, io assolutamente dopo lo prendo instant. Teoricamente si può anche. No, beh, l'Hard Sweet ti costa 1300 punti. Lo puoi prendere dopo. Perché all'inizio sarebbe troppo sgravo. Mamma mia. Poi dovresti poter trovare. Cioè, mi pare che ci sono le Hard Sweet anche modificate. Tipo con le fiamme e robe leggere, tutte strane. Ma c'hai anche Titanfall, c'hai? Cioè, puoi modificare. Magari. Ho detto tipo perché io come al solito mi spoilerò di tutto e di più. No, ho capito. Ok, esempio, io stavo aspettando. Cioè, tipo, ero uno dei miliardi di persone che attendeva Dark Souls. Non ce l'ho potuta fare. Sennò sarei diventato appunto vuoto per stare in tema di citazioni. Sono andato a vedermi i video della Blind Run di Sabaku no Maiko, che
è il migliore esperto a parer mio di Dark Souls. Concordo. È troppo bravo per quel, sì, quel ragazzo, signore, non so come definirlo. Ma secondo me, una volta ha detto la sua età, dovrebbe avere o la mia età o qualche anno in più di me, quindi penso sui inferiore ai 30 sicuramente. No, comunque è vero, è bravissimo, sia per come completezza, sia con come modo di esprimersi, è molto chiaro e non si impalla mai, non so come cazzo fa. Esatto. Se tu ti vedi, è stato, cioè, se tu ti vedi la sua prima, ok, siamo contro. se tu ti vedi la sua prima blind run, l'anima della, no, cos'è che era? L'anima della scoperta o l'anima... No, quella di Dark Soul. L'anima oscura. Ecco, cominciamo bene. E mi distrai. E la prima cosa che aveva detto, io non sono youtuber, molto probabilmente mi impallerò sempre. Non è vero, perché è non bravissimo. È ma soprattutto anche perché aveva detto che utilizzava... Ecco, quello che non succede a lui, mi sto impallando. Aveva detto che avrebbe fatto questi video in contemporanea al commentary. Quindi ovvero in... Bada? In diretta. Sì, sì. Live. In live. Che se non li fai in live, sono ad esempio l'anima di Dormin, stupenda. Romania, stupenda. È un gioco veramente stupendo che vorrei... Vorrei tantissimo giocare, ma non lo trovi da nessuna parte, Shadow of the Colossus. È per PlayStation 2. Lo so, è per PlayStation 2, io lo volevo trovare per... Cioè, all'inizio volevo emularlo, così almeno lo giocavo a una risoluzione maggiore, ma non si riesce. Tramite l'emulatore volevi prendere? Sì, l'avevo trovato su internet, soltanto che non si riesce perché non viene emulato molto bene. Cioè, si riesce a emularlo, ma non... come vorrei. Esatto. Invece trovarlo originale per poi... No, ti hanno ammazzato. Ti ero davanti. Davvero? Sì. Invece... Ma dove sta andando sopra i tubi? Comprarlo è introvabile, è una cosa allucinante. Manco su eBay questi siti qui. No. Cioè no, magari su eBay sì, però io sinceramente non ho mai comprato nessun gioco su eBay o Amazon, cose del genere. Io ho comprato Call of Duty MW2. Sì. Anzi, Call of Duty 4. Io pensavo fosse Modern Warfare 4, invece era Modern Warfare 1. Era semplicemente il quarto capitolo. Cioè, io idiota, proprio si vedeva che ero un pivello agli inizi del puro nerding, perché ero già fanatico dei videogiochi. Ne sapevo qualcosa, però era sempre preso da vie secondarie. Ah, c'è il danno da caduta, bene. Sì, c'è il danno da caduta. Era sempre preso da vie secondarie. Ho capito. Quindi proprio non sapevo come funzionasse questo mondo. Poi alla fine mi sono addentrato e ho iniziato a capire come